Questo può essere utile, si usa tanto negli Airbnb, nei bed and breakfast, ma più che altro in quegli ambienti dove ho bisogno di gestire i codici, gli accessi in orari, eccetera, e non ho bisogno di andare là sul posto. Con questo lo posso fare tramite il software. Viene programmato tutto sul web, praticamente entri nel portale web e tramite internet praticamente fai tutta la programmazione. Questa invece è la versione offline. Questa è un po' particolare, ma ti risolve il problema di quando hai quei 4-5 camere, una porta ma 4-5 camere che però non vuoi collegare a livello di cavo, e di conseguenza con questo io posso fare un lavoro senza rompere e portando le informazioni che servono tramite delle card. E poi ho i pulsanti d'ingresso, ho i lettori, ho le tasche per attivare i controller, eccetera. Qui invece è tutto il mondo delle tastiere, perciò da qui, dalla tastiera semplice, alimento, contatto, poi arrivare a tastiere connesse con i vari mondi, e di conseguenza mi creo l'impianto di controllo accessi che mi interessa. Tu hai l'app, tremendo, tremendo. Non ci devo pensare perché sennò mi metto in imbarazzo. Devo far finta che non esiste, no?